Salve a tutti gli amici della rubrica Occhio all'Artista da Giuseppe Nappa. Stasera mi trovo qui nel Tempio della Cultura, che sarebbe il grandissimo teatro Trianon di Napoli, nel cuore di Napoli, nel quartiere di Forcella. E sono con il proprietario, ma anche un cantautore veramente straordinario, della Big Stone Studio, e lui è Massimo Curzio. Buonasera Massimo. Tutti ragazzi, buonasera. Sei veramente un grande, Massimo, ti abbiamo ascoltato mentre tu suonavi e cantavi qui al Teatro Trianon di Napoli, una grande serata. Come nasce l'idea di questa serata? Ho sentito questi ragazzi che va cover band, che di solito io tributi non è che mi piace, insomma, non è che seguo molti tributi che questi ragazzi fanno di altri gruppi, però ascoltando loro in un locale mi è venuta l'idea comunque di proporli in un teatro. Perché hanno questa energia, questa voglia di fare Vasco, questi, in una maniera poi quasi perfetta, quasi se fossero il gruppo veramente di Vasco. E poi c'è questa partecipazione del grande Claudio Colinelli, del Gallo, che siamo diventati amici, e allora ho voluto organizzare questa serata al Trianon. Mi presenti i due amici che sono qui con noi? Abbiamo qui Fabio Tattoli, il percussionista, che questa serata ha suonato con noi. Quindi ciao. Ciao, buonasera, salve. Da quanto tempo suoni con Massimo? Sono già più di 2 anni, ho avuto la fortuna di avere questo amico artista Massimo Curzio e sono molto onorato di questo e in vari eventi mi tiene sempre presente, quindi io lo seguo con stima e affetto. E questa è la cosa più importante, mentre qui alla mia sinistra chi ho? Abbiamo Adele, che è la segretaria di produzione dello spettacolo, che ha seguito un po' tutte le fasi, che ci ha aiutato a realizzare questo spettacolo di stasera. Adele, hai realizzato questo spettacolo di stasera insieme alla Big Stone Studio di Massimo Curzio, infatti ti vedo tanto in movimento in questo teatro, ti sta piacendo questa serata? Molto bella. Ma tu segui Vasco Rossi? No. Alcune canzoni mi piacciono. Chi sei? No. Massimo Curzio? No, vabbè, ascolto un po' tutto io. E quindi com'è stata la realizzazione di questa serata? Facile, difficile? No, abbastanza impegnativa. Qual è il tuo ruolo? C'è un ruolo artistico? Io? Sono una ballerina. Ah, che bello, Massimo, è anche ballerina. Questo non l'ha detto, Massimo è anche ballerina. Posso di fare una serata qui, di partecipare su una canzone, un brano, fare. Però bisognava comunque chiaramente prepararsi, studiare i passi, così mi ha detto, quindi ho detto vabbè, il prossimo evento che organizzerò comunque ci sarai tu certamente. Che farai da ballerina a questa cosa? Ad aprire questo teatro, questo spettacolo. Complimenti, complimenti di cuore. Allora, non andate via perché io volevo fare delle domande, se è possibile. Sì. Possibile? Benissimo. Allora, Massimo, Big Stone Studio, abbiamo detto che è un po', diciamo, un'agenzia anche di artisti, di eventi, di spettacoli, aiuta i giovani ovviamente nella produzione musicale e non solo, però so anche che tu hai un progetto importante. Qual è questo progetto e come si chiama? Diciamolo al pubblico del Teatro Trianon, che devo dire vedo tutti i posti pieni, quindi questa è la cosa più bella. Un applauso a voi. Un applauso. Quando mi chiedi che ci vuoi un progetto, in mente mia mi vengono in mente tante cose perché ho tanti progetti. Allora dico, chissà adesso quale progetto si riferisce. Il più importante, c'è quello di produzione anche ai giovani, quello di unire gli artisti, che tu stai facendo proprio un progetto di unione di artisti, giusto?
Sto cercando proprio questa, di unire questa sinergia tra gli artisti che sono un po' dispersi, diciamo, in questa città, quindi far trovare un punto comunque di incontro per poter creare, dare anche comunque una, un consiglio su quello che stanno facendo e percorrere una strada insieme. Ci sono artisti che vengono sia cantautori da noi, oppure musicisti, oppure ragazzi che hanno dei progetti di musiche per film, e noi cerchiamo di dargli comunque una direzione. Benissimo. Allora ci ascoltiamo le tue canzoni, al mio tre, tutti e tre insieme, diciamo occhio all'artista. Allora, uno, due, tre... Occhio all'artista! Una macchina che va a 300 all'ora, se neanche sei partito, ma c'è provato, c'è provato, c'è provato, ma non c'è provato mai, e sentire nel cuore che c'era.